Hi guys, and welcome back to another episode of Technically Incorrect. I am Jurassic 410 and we are back here to another episode. Sto scherzando, ok. Volevo fare una intro molto fiera. Comunque, ciao a tutti, sono sempre io, Jurassic 410, e ho fatto cose off camera, pochissime in realtà, Ho tolto il pavimento qua perché l'ho fatto. Ah, perché adesso ci siamo finalmente, stiamo stiamo venendo. Devo ancora. Ok, ci sono robe che volano. Devo ancora finire di chiudere le parti qua con le slab, cioè quelle belline che ti coprono i tubi, però lo farò. Ho fatto una nuova stanza qua fuori, che tra l'altro non ho ancora appoggiato al suolo. Vedete che intanto per adesso, perché a me piace fare ste cagate qua. Quindi torri che tengono su cose finte, in realtà sono solo finte, però mi piace farle. Ho fatto sta stanza qua per fare quello che stavamo facendo l'altra volta. Infatti penso che oggi mettiamo tutto a posto, nel senso mettiamo, iniziamo a fare l'autocrafting e iniziamo a rifocillare le torrette di proiettili per iniziare a proteggere effettivamente la nostra, il nostro laboratorio, perché finalmente inizia, non troppo però finalmente inizia a avere una parvenza di laboratorio questa cosa. Ok, perché se noi lo vediamo da lontano, questa casa una volta era bellina, adesso invece è, per adesso non è troppo laboratoriosa ancora. Vedete, ci sono robe che volano in giro a caso, però comunque ci sta, nel senso perché io faccio conto di farla tutta così, con pezzi che boom escono fuori a caso, e lì saranno le nostre stanze, appunto, tipo questa qua che adesso vola, però in futuro metterò qua probabilmente un pilastro che la tiene su. Stupido, un pilastro tipo questo, stupidissimo, però lo metterò. Vabbè, ma non perdiamoci in chiacchiere, perché oggi voglio proprio, oggi lo facciamo, punto. Non è che dici forse non, no, oggi lo facciamo, basta, fine. Quindi facciamo un bellissimo, non mi ricordo come si chiama questo strumento, il alloy smelter. Facciamo l'alloy smelter. Alloy smelter, perfetto, eccolo qui. Non so se possiamo già farlo. Possiamo già farlo praticamente. Ci serve il calderone, che lo facciamo molto molto easy, già fatto. E machine chase, vabbè, si fa con questo, che è molto easy anche questo. Tra l'altro stiamo esaurendo praticamente tutto, siamo proprio molto molto tirati con i materiali, quindi direi che è quasi il momento di fare, un query almeno normale, non l'ender query, almeno il query base classico marcio schifoso, almeno quello direi di iniziare a farlo. Quindi nel prossimo episodio probabilmente facciamo quello, sicuro, perché cioè ci serve, capito? Non è che forse dici forse no, ci serve, punto. Ok, comunque facciamo un molecular assembler, che è praticamente un autocrafting tipo quelle che abbiamo fatto per la farm di là, però molto 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 più potenti. Serve quartz glass, che non abbiamo più, vabbè, possiamo farlo. È molto più potente perché appunto consuma energia e fa così normale. In realtà c'è un attimino di buffer, non è come quello là, cioè prende gli oggetti, tempo che si riempie e lo fa. Poi con potenziamenti invece può fare, ti fa proprio così con potenziamenti, proprio instant, gli arriva l'oggetto fatto, quindi ci sta comunque. Allora, poi stavo pensando che in realtà ci serve anche la il silicone, che è il nostro problema più grosso in realtà per adesso, il silicone. Quindi intanto iniziamo a mettere queste cose, le mettiamo qua contro la parete, o al centro, no, le metterei qua così in realtà, qua così, e qua metterei così, qua in mezzo c'è lo spazio, facciamo, ok, così qua mettiamo l'energia, ecco cosa mettiamo, energia. Quindi prendiamo i bellissimi Leston Fluxstat, non Leston ma Flux, eccolo qua, Hardened Flux Duct, quello Hardened, perché gli altri sono un po'... Ah, questo qua non richiede neanche energia. Giusto, questo qua richiede solo la connessione, all'APIAD appunto. Quindi, boh, è figo in realtà, molto molto figo. Allora, poi qua vi chiuderemo e facciamo passare l'energia qua sopra. Facciamo passare l'energia in questo modo qui. Vediamo se riusciamo a evitare che... Ok, qua possiamo passare tranquillamente. Ok, facciamo passare qua così il cavo energetico. Molto molto bello, insomma. Bam, collegato all'energia. Quindi questo si inizia a ricaricare. Qua butterei dentro però un... come si chiama? Fermati, prendiamo lock. Prendiamo i cavi.
Ok, l'altro strabello, ci arrampichiamo coi cavi. Ok, e qua chiudiamo perché bello tutto, però almeno, cioè dove possiamo farlo, lo facciamo subito. Poi lo faremo meglio ovviamente, perché lì che venga fuori così è brutto, però almeno così è finto bello, diciamo. Ok, quindi qua è fatto, ci serve un sacco di smart cable, in realtà ci servono un sacco di smart cable. Poi ci servono le main interface, che io farei quelle piccoline, queste qua piatte, che sono molto molto più belline e carine, vedete. Come mettiamo gli smart cable? Farei di un altro colore in realtà, perché visto che questa qua è la zona auto crafting, la zona auto crafting com'è che l'ho fatta? Violetta, quindi la farei proprio violetta anche questa. Blu in realtà, no, blu o violetta l'ho fatta. Scusami, è blu o violetta? Grande! Mi sono dimenticato che qua non c'era ancora il vetro. È sopra che c'è il vetro, qua non l'ho ancora messo, che devo mettere anche il vetro. Blu. Blu, usiamo il blu allora per l'autocrafting. Scusami, quanti canali usiamo però nel nostro coso qua, perché va bene tutto, ma se usiamo troppi canali non possiamo più farlo. Qua quanti ne stiamo usando dei canali? 5 su 8. Quindi siamo molto 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 tirati, direi. Vabbè, non è un così grosso problema in realtà. Quindi qua usciamo con questo. Bloop. 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 E ci connettiamo. Non così. E ci connettiamo, ho detto. Se faccio quelle grosse, no, c'è queste qua. Va bene così. Poop, ok. Quindi questa qua adesso andrà online. Questa però mi occupa due spazi o uno solo? Secondo me due. Aia, aia, aia. Device offline. Dai, mandalo online, per favore. Riconoscilo. Riconoscilo. Device offline. Online. Ah, bisogna attaccarlo separato anche lui. Questo è male, che vuol dire che mi usa due spazi, mi usa. Vabbè, intanto iniziamo a fare qualche smart cable. Smart cable. Vediamo, facciamo questi qua. Ah, oh, serve. Serve una cosa brutta, signore e signori. Questo non è un problema perché le abbiamo fatti 42, un sacco ne abbiamo fatti. Questa è la cosa brutta. Glowstone, perché guardate quante ne abbiamo. Glow, due ne abbiamo. Quindi dobbiamo andare a prenderci della glowstone. Cosa qua, cos'è? Osmium. E ci siamo, ripariamoci i nostri strumenti. Dobbiamo andare a prendere, dobbiamo andare a prendere della glowstone. Quindi adesso ci andiamo subitamente. Yeah. Perché ho detto che oggi lo facciamo, punto. Quindi non c'è scusa. Oggi lo facciamo e basta. Quindi entra. Ok. E tra l'altro, voglio un attimo potenziarmi come androide, perché ok che ho già il ho già molta più vita rispetto al normale, però mi piacerebbe appunto avere qualche potere, visto che gli androidi possono avere dei potenziamenti di potere. Io li voglio. Ah, mi stavo per gettare nella lava, molto rischioso, cioè non l'ho fatto di proposito. Ecco, vedete. No, ecco, questa cosa qua è brutta, sapete perché? No, 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 no. Ok, molto importante che non droppi via le cose. Brutto signore, Colpisco anche col piccone, ma non mi interessa. Ok, bello, ma non ho portato nessun blocco per costruire. Questo potrebbe essere un problema. Non è vero, perché qua siamo nel Nether, mi sono dimenticato, scusami. Il Nether fai così. Un sacco di blocchi raccolti. Perfetto. Perché non posso entrare? Ah, perché si era buggato tutto. Fantastico. Ok, abbiamo un sacco di blocchi. Cioè, un sacco. A qualche blocco abbiamo oro. Oro fa sempre comodo. Anche osmium fa sempre comodo. Anche questo in realtà fa sempre comodo. Ok. Quindi abbiamo un po' di roba. Allora, andiamo a prendere questa glow. E vediamo di usare il piccone, perché ci dà anche luck. Quindi possiamo è possibile che se ne diano di più del normale. Ok, salta. Tra l'altro devo stare molto attento perché ho anche l'energia, quindi non è proprio così bello. Devo stare attento a non esaurire l'energia, altrimenti mi sa che muoio brutalmente. Ecco, non so quello che succede finendo l'energia. Secondo me non cose belle, quello poco ma sicuro. Riusciamo ad arrivare direttamente anche da qua senza fare un altro punteggio, perché mi farebbe davvero davvero comodo poterci arrivare senza dover fare un'altra torre. Andiamo. Ci siamo quasi. Mi serve essere sotto, in realtà no. Basta essere all'altezza giusta. Dai che ce la fai. Dai che hai pochissimi blocchi. Ce l'hai fatta? Sì, ce la faccio. Perfetto, ciao.
Questo è stato molto rischioso, ragazzi. Però adesso abbiamo capito che possiamo cadere da un sacco in alto senza farci praticamente quasi nulla. Beh, veramente ho perso un 50% della mia vita, quindi non è proprio nulla, non è proprio nulla, però Allora, glowstone abbiamo un poco, però mi piacerebbe averne ancora di più, sapete. Perché sono una persona avida. Pirite ore. Minerali. Già che siamo qua, Già che siamo qua, facciamo una raccolta generale. Lo so che non ci servono questi minerali al momento. C'è un imp. L'imp lo uccido, Perché abbiamo visto che anche l'altra volta ci ha salvato l'imp. Ma tra l'altro quante cose droppa. Questa pistola qua fa droppare di più del normale, scusami. Boh, non so, vabbè. Non è importante. Redstone appiccicata al suolo. Non ce n'è, vero? Là ce n'è una massa gigante. Voglio andare alla massa gigante di redstone. Sperando che non sia sopra, appoggiata sulla lava. Perché lì potrebbe essere un leggero problema, effettivamente. Questa cosa, però, mi sono abituato a andare così veloce. Andare sempre al 182% di velocità. 140 normale, correndo 182. Quindi, non male. Ok, no, ecco qua, però muoio. Qua muoio. Questo non dovrei farlo, lo so benissimo. Però, vabbè, già che possiamo, facciamolo. Aspetta che non ci vedo. I phantom. Sapete che non ho ancora capito. Biome so pently. Non ho ancora capito a cosa servono i phantom. Che sono quei fumetti, quei fumi qua. Non ho ancora capito a cosa servono. Proprio sono inutili, perché ti droppano una cosa che non fa niente. Vabbè. Oh, penso di aver accettato in quel momento lì. Ma vabbè, non è un problema. Oh, c'è un ghast. Guardate in faccia il ghast. Voglio la tua lacrima. Vado a prenderla, scusatemi. La lacrima penso che sia abbastanza utile. No, non di nuovo sulla lava. Ok. Sprofondo? No, non sprofondo. Ok. Bello. Però devo andare sopra in realtà. Vabbè, teleportiamoci di nuovo al portale del Nether. E ritorniamo a quel punto lì. Intanto era qua davanti. Va bene. Va bene. Non mi fai male, vero? No, non mi fa male. Sono molto amorevoli. Ah, questo è utile. Sto uccidilo. Ecco, quello era un po' peggio in realtà. Che vediamo se. Eccole qua. Quante me ne ha date? Un sacco. Due me ne ha date. Due lacrime di gas. Lacrime di gas servono, Quindi. Allora, abbiamo quanta? Tre stack di netherracks. Secondo me può anche bastare, direi. Questo cos'è? Quartz ore, perché è così strano. Oh, già che siamo qua, raccogliamolo, tanto non fa mai male. Queste mitrale qua, salfirite, raccogliamo. Vabbè, niente, torniamo in the house. Torniamo al portale e ritorniamo a cassa, al laboratorio. Ok, abbiamo la nostra glowstone, quindi con la nostra glowstone adesso possiamo finalmente iniziare a fare cose serie, sperando. Ecco, c'è sempre la paura di venire fuori dal portale che mi esploda in faccia qualcosa. Quella c'è sempre. Anche perché lì non. Vabbè, ovviamente lag quando arriviamo qua, perché è tutto nella norma. Perfetto. Comunque, siamo qua, siamo in meno di energia. Davvero. Non è bello che siamo. Scusami, perché questo qua si sta ancora ricaricando? No. Ops, mi sa che l'applet sta iniziando a ciucciare un sacco di energia. In realtà, mi sa che l'applet sta iniziando a ciucciare un botto di energia. Questo vabbè si sta ristabilendo. Però comunque siamo scesi di 100.000 RF. 100.000 RF non li consuma il nulla, Quindi qualcosina che stava funzionando c'era, che stava consumando questa materia, cioè questa energia. Quindi potrebbe in futuro esserci qualcosa. Per ora no, però. Per ora stiamo molto tranquilli. Allora facciamo così e facciamo quelli di lapis. Non facciamone troppi, tanto non ne servono troppi. Ok, 1, 2, perfetto. Ah, ce ne avevamo già uno dentro. Bene, perfetto, ok. Quelli blu abbiamo. Lo colleghiamo qua così. Là, ok. E questa qua si accende, vedete che fa queste lucine. Wow, colorate.
E qua possiamo mettergli un singolo crafting o multicrafting. Con questa qua possiamo fargli fare multicrafting, perché mettendo il pattern, quello che avevo fatto vedere l'altra volta qui dentro, praticamente lei dice a quella cosa di: ehi, craftami questo. E tu puoi dargli l'ordine. Ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere tanto. Possiamo fare questa cosa. Vedete, con le stringhe diciamo: guarda, lana, encodalo. Perfetto. Quindi questa qua è la ricetta. Io voglio che tu puoi crearmi con una lana, cioè con quattro stringhe puoi crearmi una lana. Se io vado qua e vado su wool e vedete che c'è craft, se premo mi dice quante ne vuoi craftare. Voglio craftare una lana, next. Lui in automatico mi dice che gli serviranno quattro stringhe e mi crafta una lana. Sceglie qualsiasi processore automatico, in questo caso ne abbiamo uno solo, che è quello che abbiamo sopra. Facciamo start e magicamente qua avremo una lana, che perché ovviamente fa questa cosa. L'app dice: guarda, mi serve la lana. Lui si attiva, prende i materiali che gli servono, quindi in questo caso stringhe, li butta qua dentro, e qua dentro c'ha il crafting storato qua dentro, quindi sa che con quattro lane, con quattro stringhe messe in quel modo lì, fa una lana. Lo fa e lo ributta nell'applet. E quindi noi vediamo che appunto ci dà l'oggetto craftato. È figo. E questo è l'autocrafting automatizzato. Ovviamente adesso l'ha fatto così, con crafting un po' più difficile, in cui gli serve un sacco di roba da fare, continua a buttare dentro roba da fare, quindi ci mette un sacco di tempo. E qua, se facciamo un crafting esagerato, possiamo vedere anche com'è, cosa sta facendo in questo momento. In questo momento mi dice che non ci sono crafting in corso, ovviamente, visto che non ce ne sono effettivamente. Quindi ok, vediamo quanti. Secondo me stiamo già usando 8 canali così. Stiamo usando 8 canali. Network Apprentice. Mi sa che stiamo usando 8 canali però. 7 su 8. Abbiamo ancora un canale libero. In realtà là non è poi così bello, perché tra l'altro adesso non mi ricordo, mi serve il crusher, il crusher della mechanism, questo che si crafta. Oh mio Dio, ho visto una ricetta di brutta e difficile, ho visto. Cosa posso fare? Nulla. Sì, posso fare basic o metallurgic infuser, oppure quello dell'industrial craft. No, quello dell'industrial craft lascia stare. Steel chasing, mi serve lo steel. Ok, iniziamo con le robe un pochino complicate, cioè complicate soprattutto perché non le abbiamo in realtà. Complicate perché non le... però ci serve questo, cioè, lava bucket è brutto. Bucket. Anche perché non abbiamo secchi. Serve due secchi di lava. Vabbè, non è così male in realtà. Ok, andiamo subito a riempirli. E nella pozza di lava che l'ho salvata, vediamo lava. Eccola qua. Un coniglio inquietante, ovviamente. Ok. Jay, torniamo a Labs. Dov'è Labs? Labs, casa. L'ho chiamata a casa. L'ho chiamata davvero casa, non l'ho chiamata laboratorio. Sono una brutta persona. Ok, abbiamo i nostri secchi di lava. Ci servono questi qua, che si fanno nel Metallurgic Infuser. Bisogna craftare quindi il Metallurgic Infuser. Metallurgic Infuser. Vediamo come si crafta. Si crafta una cazzata, insomma, da craftare. Quindi lo facciamo subito. Però mi dà quella macchina, questa macchina qua mi dà l'idea di essere lenta. Crusher. Mi dà proprio l'idea di essere lenta come la morte. Osmium e redstone. Ok, osmium e redstone mi dà control. Osmium, quindi ecco, vedete la mechanism, per la mechanism qualsiasi cosa serve l'osmium e redstone. Craftiamone un po'. Ok, qua gli serve ovviamente energia, che possiamo mettere però qua sopra. In realtà possiamo buttare qua sopra, non è un problema. Ok, boop, buttiamogli quindi osmium qua dentro e uno di redstone, e me lo fa. Me ne fa di più in realtà, forse, non lo so. Buttiamo dentro tutta la redstone. Ok, ne ho 80 di redstone. No, in realtà mi sembra molto, cioè, più veloce di quello che mi aspettavo. Però mi serve lo steel. Lo steel è un problema. Vediamo qualche mod bellina, tipo Tinker, no? Mechanism, no, difficile. Industrial Craft, ma neanche... forse questa. Sì, è... No, lascia stare. Una mod facile in cui che mi possa accettare questo. Sempre così si fa. Blast Furnace, vabbè. Industrial Grinder o Blast Furnace me lo fa fare.
Tinker's Construct, sempre qua dentro, non lo fa fare. Industrial Grinder o Blast Furnace? Però la Blast Furnace è solo dalla polvere di steel. Che si fa dalla Mechanism, che si può craftare come, però. Vediamo come si crafta. Dal Nether Pig Iron Ore, ok. Oppure dal minerale di steel. Esiste il minerale di steel, ok. Oppure nel Crusher, vabbè. Metallurgic Infuser con Enriched Iron e Coal. Ok, quindi Coal e questo che si fa con... Ah, Coal e Ferro. Ah, ok, praticamente bisogna fare sempre Coal e Ferro. Quindi per adesso facciamone il giusto, quindi facciamone solo 4. Tra l'altro che bordello che fa questo macchinario. Fa più un bordello esagerato. Ah, facciamone 4 per adesso, poi lo lasciamo in crafting. In caso. Ok. Perfetto. Quindi in teoria questo qua mi dà dovrebbe dare esatto, Enriched Iron. Se a questo gli butto lo ributto dentro, in teoria mi dovrebbe dare lo steel. In teoria non lo so, adesso lo scopriamo insieme, perché in realtà non lo so. Allora, il crusher ci serve perché? Ci serve per craftare il silicone, perché il silicone è una parte importante per craftare l'electrical steel, che serve per craftare i proiettili delle nostre torrette. Lo so che sto prendendo un sacco di tempo sulle torrette, però ma perché mi interessa come mod, capito? Voglio scoprirla. Cioè, in realtà è molto facile come mod, però perché voglio usarla. Come mod mi sta molto simpatica. Steel dust, eccola qua, ground. Ce l'abbiamo fatta, ok, quindi farei questa cosa io. Proprio gli butto dentro un sacco di questo e lascio in crafting l'enriched iron. Direi. Secondo me. Mettiamo dentro altre due. Ok. Farei questa cosa. Che almeno abbiamo. Tra l'altro, oddio, bordello esagerato. Devo fare il sound smuffler. Che è quello che toglie il suono di un macchinario. Perché fa bordello esagerato. Ok, quindi questo qua in realtà poi lo cuociamo tranquillo, normale. E in teoria me lo fa. Giusto? Giusto, cioè se lo metto qua mi dai steel. No, refined iron. Inot non è quello che mi serve. Oppure sì, prendi anche il refined iron. Sì, ok, quello dell'industrial craft grande. Bene, ce l'abbiamo, abbiamo dentro anche questi. Buttiamo dentro anche gli ML smart cable. E questi no invece. Perfetto, boom, crusher craftato, signore e signori. Adesso però c'è un leggero problema, nel senso che la Mechanism me la ricordo come mod rompipalle esagerata, esatto. Me la ricordo come mod grinzosa, che c'ha un sacco di auto-eject on, energy, indietro. Transporter config, side config, input, output, energy. Allora, energy di qua intanto, vediamo se si ricarica. Si è caricata, perfetto. Poi, input sopra e output per forza un'altra parte. Non puoi farmi input e output in automatico sopra. No pads, no pads. Proviamo, mi serve un'altra interface intanto. Interface, che non si... da qua devo cercarla, scusami. Interface, però questo bordello qua mi sta facendo venire... il Madonna ragazzi, facciamo un'interface, ok, crafta quella piccolina e facciamo il sound smuffler. Sound smuffler, eccolo qua, muffler. Si crafta in modo difficile, quindi non possiamo farlo. Questo possiamo farlo, ma non abbiamo la lana. Serio? Ascoltami, io consumo le nostre string. La T, sapete, non ho mai capito perché la T con le mod non funziona mai. Non ho mai capito che cosa c'è contro la T. O perché ce l'hanno talmente tante mod la T che fa buggare tutto, ma non penso. Allora, adesso guardate che magia questo blocco. E se funziona tutto correttamente questo blocco farà una magia. Dai. Non funziona. Fantastico. Il blocco non funziona. La soluzione, allora sapete qual è? La soluzione per fare sbuggare questa cosa è chest. Chest. Così
Questa qua è la soluzione. No, sono serio, non sto scherzando. Questa qua è la soluzione. Vieni qua. Butti dentro tutti in una cassa. Così. Ok. E poi rompi la cassa. Vista. E magicamente l'altro suono smette di andare. Perché praticamente Minecraft impazzisce. Ok, questo qua è un piccolo cittino che potete usare anche voi. Perché funziona anche in vanilla. E c'è un suono particolarmente molesto che vi sta rompendo le palle. Però deve essere continuo, eh. Potete fare questa cosa e magicamente lui continua a lavorare, ma il suono scompare perché si bugga. Perché praticamente facciamo buggare il suono. Quindi è figa come cosa. Se non la sapevate, avete imparato qualcosa di nuovo. Anche oggi dal vostro buon vecchio Jurassic, che in realtà pensa di fare il figo, ma non sa niente neanche lui di mod e cose. Perfetto, device online. Teoricamente non dovrebbe essere andato nulla offline, ma abbiamo consumato tutti gli spazi che avevamo giusto nel cavo. Vediamo. Ok, 8 su 8, perfetto, sì. Ok, quindi non possiamo più aggiungere nient'altro. Allora, adesso vediamo. Mi serve intanto la cobblestone. Ok. Intanto vediamo sand. La sand in teoria recipe dovrei poterla fare con il crusher o il maceratore, crusher con la gravel però. Recipe per la gravel. Enrichment sand. No, ok. Crusher, ok. Una cobblestone diventa una gravel, perfetto. Quindi cobblestone gravel. Gravel, perfetto. Mettiamo qua e facciamo un processo. Qua cambiamo, mettiamo processo perché è un macchinario che non è un crafting praticamente. Ok, quindi uno e uno fa questo. Poi uno di questo diventa una sabbia. Vediamo quanto è veloce. Oh my god, è lentissimo e fa rumore. E l'ho messo qua in parte alla nostra zona macchinari, che bello. Ok, uno di questo fa una sand. E ci siamo. Sand, perfetto. Poi rifacendo ancora questa cosa, una sand diventa un silicone in teoria. Vediamo se è vero. Oddio quanto rumoroso. Soprattutto è lenta, è molto lenta. Dovrei potenziare anche questa. Vabbè, ma i potenziamenti li faremo in futuro. Comunque mi sa che neanche in questo episodio riusciamo a fare quello che vogliamo. Comunque un silicone. Ok, quindi così. E ci siamo. Perfetto, quindi te hai tutti i tuoi crafting in questo momento per fare il silicone. Quindi mettiamo qua, mettiamo dentro 1, 2, 3, perfetto, vedete che li ha presi. Questo qua può fare più di un crafting alla volta, quindi no, ovviamente non contemporaneamente, nel senso, se sta craftando il silicone non può far partire di far craftare la sabbia ovviamente, però può metterli in coda, può fare questo. Guarda, mi dice mi serve questo, aspetta, posso farlo, io so che posso farlo, però lo sta già usando, quindi me lo tiene fermo finché non si libera il macchinario e poi me lo butta dentro. Perfetto. Poi silicone, vabbè. Silicone, e ci siamo. Perfetto. Poi andiamo a vedere il bullet. Come si fa? Il bullet. Ok, eccolo. Qua è questo. Ammo bullet. Si va con electrical steel, che si crafta con silicone, pulverized coal e iron. Quindi si serve anche il coal polverizzato. Questo non è bello. Coal, ok. Polverizzato, perfetto. Coal polverizzato più silicone, quindi silicone, perfetto, più iron, mi pare, me lo sono già dimenticato, se vi rendete conto, l'ho appena guardato, e iron, sì, iron, ok, quindi intanto bisogna fare processo da coal diventa pulverized coal, ok, perfetto, poi bisogna fare, cancella tutto, bisogna fare tu, ok, diventi un electrical steel. Quanti me ne dà però? Non me ne dava uno, me ne dà tre, mi sa. No, me ne dà uno solo. Davvero? No, aspettami, non è vero. Allora, pulverized coal, iron. Facciamolo perché per me ne dà di più, Ne sono abbastanza convinto. Magari no, però ne sono abbastanza convinto. Sicuramente non sarà così. Quindi qua dietro bisogna aggiungere ancora una macchina in realtà. A meno che me lo possa fare il crusher. Se posso mettere nel crusher il coal, vediamo se posso farlo, perché se posso farlo sarebbe tanta roba, perché evito di mettere un'altra macchina e uso già questa. Vediamo. Così mi dà il polarizer coal. Ok, vediamo. Perché se c'è qualcosa sta facendo, però vediamo se mi dà l'oggetto giusto. Mi dà l'oggetto giusto, ed è Industrial Craft 2.
Ok, non è un problema. Non è un problema perché in realtà qua possiamo mettergli Allow Substitution. Ok. Che in realtà è molto figo. Ok, vediamo quante me ne dà intanto qui. Hai finito di craftare? Uno solo me ne dà, perfetto. Me ne dà solo uno. Yeah. Quindi tu fai questo. Adesso te ti rimetto per 2 secondi dentro, per favore. Ok. Scusa, se lo mettiamo qua sotto lo ricarica. E rimettiamo questo Allow Substitution. Ok. Così in questo modo può prendermi anche questi qua che crea delle Industrial Craft. Perfetto, quindi abbiamo questo che mettiamo qua da solo. Perfetto, questo lo mettiamo qua. Può farmi la polvere. Tu puoi fare tutto. L'unica cosa, mi manca il crafting vero e proprio dell'oggetto. Quindi diciamo, buttiamo via tutto al momento. Aspetta, questo. No, no. Pattern. Tutto questo per fare una cagata con i proiettili. Cioè, vi rendete conto? Non so se vi rendete conto di questa cosa. Pattern, ok. E mi serve il crafting. Questo in realtà. Quindi così basta farlo. Però è un crafting, perfetto. Poi la gunpowder, in realtà la gunpowder possiamo craftarla in qualche modo con il suo, lo zolfo. Ok, quindi sulfur facciamo diventare. Ah no, non può farmelo. Ah, come mai? No, questo perché non può farmi con questo zolfo? Charcoal dust, salpeter dust, mi può fare altrimenti niters, charcoal dust. Non me l'aspettavo. Ah, la flint nel gunpowder però può diventare. Aspetta, flint diventa gunpowder, quindi possiamo fare flint diventa gunpowder. Ok. Ma cioè, il crusher fa un sacco di robe. Vi giuro che non l'ho mai cagato, però il crusher fa un sacco di robe. Il crusher lo mettiamo sempre qua. Questo lo mettiamo qui. Ci siamo quasi, siamo quasi pronti. Adesso mi serve soltanto sapere come fai a fare la flint. Da cosa la produci? Recipe. Secondo me il crusher questo non può farlo. Ah, però possiamo fare così. Possiamo fare questa cagata. Mi serve ancora un pattern, però. Ah, aspetta. Pattern. Dove sei? Blank pattern, eccolo qua. Perfetto. Sì, scusami, vai qua. Ancora me ne 5, 6. Ah, no, me ne puoi fare solo uno. Va bene. Va bene. Puoi no, non col. Ho usato il pure. Madonna, le sberle sulla faccia. Pattern, quindi ne abbiamo ancora uno. Possiamo fare con gravel, 3D gravel così. Mi fai una flint. Yeah. Perfetto, quindi in realtà ci siamo, secondo me. Abbiamo tutto, abbiamo. Adesso non resta che provare se mi fa dei proiettili. Se gli dico wea, bullet. Voglio 64, no, 64 me li fa subito. Voglio un sacco. No, fammi 64, per favore. Ok, vabbè, mi fa questo. Me l'ha già fatto, esatto. Però funziona, per ora. Bisogna vedere se funziona quando finirà i materiali. Perché in realtà adesso ce li ha. Quindi non male. L'unica cosa, adesso non mi ricordo. Devo un attimo andare a cercare perché non mi ricordo come faccio io a dirgli all'upgrade, guarda. Questi non sono in realtà manuali, non è un crafting manuale, quindi devo andare qua io e dirgli craftameli, ma lo deve fare in automatico. Questo non me lo ricordo, non mi ricordo proprio come si fa, quindi dovrò guardarlo. Secondo me in realtà è un'impostazione qua, perché secondo me qua ci va il crafting, il crafting strumento, come si chiama, il crafting upgrade. Comunque, la interface serve per solo tanto per questa cosa in realtà. Ci fa vedere i nostri oggetti che abbiamo, quindi Alloy Smelter, Molecular Assembler e Nothing. Davvero, vabbè, Crusher in realtà, però lo chiama Nothing, vabbè. Che ci fa vedere praticamente le nostre ricette. Unica cosa, proviamo a fare una sabbia Sand, perché non so se questo funziona. Questo effettivamente non lo so, perché questo qua è un macchinario complicato, infatti non funziona. Se metto l'input da sopra, sì, però. Però non me lo riprenderà sicuro, perché gli serve l'uscita dalla parte blu. Questo è un rompimento, lo sapete. Esatto. Non me lo auto-ejecta. O meglio, me lo auto-ejecta, ma non così. Insomma, da schiaffoni sulla faccia questa cosa. Perché mi servirebbe in realtà un import bus. Non è troppo difficile. Mi servirebbe un import bus da collegare volante. Da collegare volante da qualche parte. Vabbè, non c'ho niente, non ho. Grazie.
Grazie mille. Cioè, capito, in realtà non è troppo complicato, nel senso, mi basterebbe fare, vabbè, oddio, ma quanta roba mi manca. Mi basterebbe in realtà fare questo, stavo dicendo, questo qua importa e fa tutto in realtà. Il problema è che non ho più canali. Non ho più canali. Vedete, qua è pieno. 6 su 8. Però se andiamo sopra a vedere, ovviamente è 8 su 8, perché qua ne usiamo 2. Ne usiamo 2 per che cosa? Questa chest serve. Sì. Quella chest lì serve, più lo usiamo per che cos'altro? Ah, è per questo, ovvio. 8 canali. Non bello, non bella come cosa. Non bella. Però possiamo fare una cosa più potente. Noi possiamo fare la chest, quella come si chiama? La Ender chest. Ender chest, questa. E mettere anche qua l'Ender chest, che qua c'è già l'import bus, e così tutti gli oggetti che entrano in questa chest vengono importati da qua, e quella chest lì la metto ovunque per portarli all'Applied, così evito di consumare canali per niente. Ci sta. Tanto in realtà non è troppo difficile da craftare. Mi serve, non ho lana e non ho i Blaze Rod, quindi direi che lo facciamo nel prossimo episodio. Quindi, da Jurassic World sono 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. E noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio della Technically Incorrect, in cui penso proprio che riusciremo a finire appunto la nostra protezione della base. E dovremo anche fare il query, tra l'altro. Quindi abbiamo un sacco di roba da fare. Per quello state tranquilli, che la serie ancora continua per molto tempo, secondo me. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!